Salve a tutti e bentornati in un video commento. Torniamo al presente dopo tante partite commentate del passato e andiamo a affrontare alcune partite tratte, alcune perché spero di farne più di una, tratte dal torneo di Weekend Z, il Tata Steel 2021. Ebbene sì, il 2021 a quanto pare per gli scacchi inizia col botto perché si torna a un torneo dal vivo over the board con una platea di top GM, niente male. E tra l'altro in questo primo round abbiamo proprio un big match tra Magnus Carlsen, il campione del mondo in carica, che rappresenta ormai il top degli scacchi al trono, all'apice della sua carriera, contro il nuovo arrivato, Alireza Firouzja, l'iraniano che ha avuto qualche problema con la sua federazione e che però con i suoi 17 anni veramente può già dare un grosso contributo di novità a questi altri vecchietti che lo hanno preceduto nella top 10, quindi un match da non perdere. Ok, quindi fuoco alle polveri, Magnus Carlsen gioca con il bianco e apre con D4 e Firouzja risponde con cavallo F6, quindi una difesa indiana. Si prosegue abbastanza regolarmente con mosse note, entrando in questo che è praticamente per trasposizione un gambetto di donna. Quindi il bianco spinge C4, il nero può eventualmente catturare questo pedone, il gambetto viene rifrutato. E tant'è che se il nero prende questo pedone comunque il bianco riesce a recuperarlo facilmente conquistando probabilmente il centro, perché poi avrebbe via libera per la spinta E4. Si prosegue comunque con alfiere G5, quindi rispetto al solito una variante non chiusa, perché qui il bianco potrebbe buttare su il pedone 3, chiudere l'alfiere dietro, invece lo porta fuori, inchioda il cavallo sulla donna. Solitamente questo alfiere viene molestato, appunto Firouzja spinge H6, alfiere H4 per salvare l'alfiere. Alfiere 7 e quindi si prepara una batteria per attaccare l'alfiere avversario. Ora a questo punto viene accettato il cambio, quindi il bianco cattura C per D. Ora questo fornisce un problema aggiuntivo per Carlsen, perché al solito questo pedone va ripreso di pedone, però in questo caso si può riprendere pure di cavallo, perché il cavallo può difendere a sua volta l'alfiere retrostante, quindi non c'è pericolo che il bianco catturi impunemente in D5, visto che comunque l'alfiere H4 è sotto le mire del nero, per cui qua viene cambiato l'alfiere, si riprende di donna, quindi a questo punto il bianco potrebbe effettivamente far fuori il cavallo, però questo faciliterebbe un pochino il nero. Quello che può fare qui è approfittarsi e spingere in E4 per guadagnare un tempo su questo cavallo che si cambia su C3. Ok, quindi la struttura è una struttura che prevede un centro dopo B per C molto forte del bianco, però il bianco è poco sviluppato. Il nero potrà già ora arroccare come viene in partita, dopodiché potrà recuperare parte dello sviluppo cercando di attaccare questi pedoni. Soprattutto viene in mente la spinta C5, che è sostenuta sia dal cavallo che dalla donna. E difatti si prosegue con alfiere D3, mossa di sviluppo, e proprio C5 da parte di Firouzja. Il bianco ignora, arrocca, tanto anche in caso di cambio può benissimo decidere come fare a ricatturare, non c'è problema. C per D, in ogni caso quindi il bianco mantiene due pedoni forti al centro, cosa buona dal punto di vista strategico, e si prosegue con B6. Ok, quindi un modo veloce per sviluppare questa alfiere non ce l'aveva il nero, quindi decide che potrebbe essere una buona cosa cercare di fianchettarlo e poi attaccare tutta la grande diagonale campo chiaro. Questo aiuterà tra l'altro dal punto di vista strategico a contenere l'avanzata del pedone D5. Difatti il problema principale del bianco qui è che con questa coppia di pedoni al centro, se spinge il pedone E lascia un buco in D5 per il cavallo nero. Se spinge il pedone D5 probabilmente finirà sotto il fuoco dei pezzi avversari, soprattutto dopo il fianchettamento. In ogni caso magari gli viene cambiato e poi il pedone rimane debole senza più il sostegno dell'altra controparte. Se questi due pedoni rimangono fermi, viceversa, è possibile che comunque il nero attacchi con le torri lungo la colonna D, quindi è una cosa che Carlsen dovrà o può gestire. Però per il momento cerca di distrarre l'avversario spingendo A4, quindi con un attacco di minoranza di questo pedone contro i due del nero. Già riuscire a cambiare un pedone per l'altro ci porterebbe a una situazione in cui il nero ha un solo pedone, sì, isolato, ma più difficilmente difendibile, perché
non è più sostenuto da un altro pedone per l'appunto. Comunque, Firuja fianchetta, questo fianchetto ritardato, a spinta 5 che si prepara per cambiare. Ora, qui si poteva anche ignorare, lasciare che il bianco cambiasse, tanto al limite si riprende dopo, da parte del nero, lasciando pure l'opportunità di giocarci il cavallo in B6, si poteva sviluppare una torre. In realtà qua Firuja anticipa, tant'è che costringe magari questa torre a portarsi su, che non è detto sia una posizione favorevole, potrebbe venire attaccata e magari il bianco essere costretto a perdere dei tempi. Però per il momento la torre qui fa buon lavoro, tiene sott'occhio il pedone a 7 e quindi blocca per il momento un po' questa torre. Si prosegue però con cavallo F6, quindi si va ad attaccare questo pedone, va difeso in qualche modo. Diciamo in caso di spinta E5, si è detto c'è l'avamposto. Se viene spinto D5, seguirebbe per esempio E per D, dopodiché se E per D segue torre F di 8 e come detto questo pedone isolato viene molteplicemente attaccato, un po' difficile da difendere per il bianco. Nell'altro caso si potrebbe pensare di spingere per dare fastidio a questo cavallo, questa è una manovra abbastanza tipica, però il cavallo può comunque trovare un buon approdo in E4 sostenuto direttamente dal pedone e indirettamente dall'alfiere Campochiaro. Quindi il nero sembra che strategicamente qui possa tenere, tra l'altro il cavallo sarà bloccato per tempo immemore a difendere questo pedone, non certo una situazione facile da gestire strategicamente. Ok, quindi cosa viene giocato? Viceversa, torre 1. Questi due pedoni immobili in qualche modo vanno difesi, quindi torre F di 8, si va ad attaccare D4, per ora non è in presa, per cui magari donna 1, si porta la donna a difendere questo pedone e magari si comincia a pigiare su A7, per cui segue donna C7 e ora effettivamente questa donna comincia a essere pericolosa per possibili attacchi coordinati col cavallo, specialmente sulla rocco corto del bianco. Ora, il problema di questa mossa è che sembra che il bianco possa prendere in A7, però non è così facile, infatti non è stata giocata questa in partita, perché dopo torre per A7 c'è il cambio, si costringe la donna nello stretto e qua segue torre A8, quindi il nero riguadagna la colonna, costringe la donna a spostarsi nell'unica casa in cui è difendibile, qua il bianco può decidere di cambiare, quindi si crea questo pedone isolato che sarà facilmente attaccabile. Dopodiché torre C8, cioè attacco su questi due pedoni, è difficile che il bianco, praticamente, anzi diciamolo, è impossibile che il bianco riesca a difenderli entrambi. Anche se spingesse questo pedone per cercare di guadagnare un tempo sul cavallo, cavallo D7 li attacca entrambi. Quindi non resta altro che cedere qualcosa, per esempio giocare torre C1 o cercare di aggrapparsi a questo pedone passato che potrebbe diventare pericoloso, però dopo cavallo E4 già si attacca, va cambiato questo cavallo, alfiere per E4. Direi che non è facile che il bianco possa trarre vantaggio da questo pedone, quindi in ogni caso al peggio il nero comunque ottiene una posizione pari. Quindi Carlsen gioca H3, giusto per eventualmente dare uno sbocco al re, soprattutto magari per evitare una troppo facile cavallo G4. Si prosegue con A6, quindi questo pedone avanza, viene difeso ora anche dall'alfiere, quindi non è più necessaria questa torre che può riciclarsi da qualche parte dove può essere più utile. Ora, effettivamente qui abbiamo un altro pezzo in più del bianco che può attaccare, ma al solito non funziona questo giochetto perché l'alfiere Campochiaro si rifà su E4 e francamente questo pedone è molto più importante perché aiuta eventualmente a sostenere il pedone D nella sua corsa futura, quindi niente da fare. Ecco che viceversa Carlsen gioca a torre C5, quindi si toglie di mezzo da questo pedone che ormai diventa difficile da attaccare, attacca la donna, quindi cerca di guadagnare tempo e magari si trova sulla colonna C un posto bellino per poter portare a termine qualche manovra strategica. Donna F4, la donna si mette al sicuro e ora l'obiettivo del nero è chiaramente il pedone E4. Ora, come si può difendere? Qui Carlsen gioca questa mossa, torre E5, effettivamente sembra un po' bruttina a vedersi, però è efficace perché difende il pedone. Ok, quindi Firuja prova a giocare cavallo D7, mossa gratis che scaccia la torre anche se ritira indietro il cavallo, ma dovrà perdere un tempo pure a mettere al sicuro la torre e il bianco, quindi pari e patta. Torre A5, cavallo F6, quindi sembra che si possano ripetere le mosse, però Carlsen a questo punto pare non abbia tanta voglia di pareggiare.
Ovviamente se continuavano a ripetere le mosse qui ci sarebbe stata patta per triplice ripetizione. Carlsen la evita, come al solito difficilmente uno che cede le patte. E qui probabilmente si gioca la mossa che è un po' il punto di rottura della partita. Ora, effettivamente, qui Carlsen, se volesse fare proprio l'arrembante, avrebbe potuto addirittura giocare G3 sacrificando il cavallo, ma non a caso. Qui, effettivamente, il nero ha l'opzione di ritirare la donna, che è chiaramente strategicamente un po' una perdita di tempo, perché se cattura il cavallo, nel caso sarebbe lo stesso giocabile, però dopo torre 3 ci si rende conto che la donna è in trappola, quindi la variante migliore qui è addirittura alfiere per E4, torre per E3, per F3, alfiere per F3. Ora comunque questo alfiere si trova in una posizione insomma che dà fastidio al riavversario. Torre per A6, e a questo punto, nonostante il bianco abbia un certo vantaggio materiale, però il re è un po' lì che scricchiola, quindi insomma una posizione comunque a doppio taglio non facile da gestire. Ecco perché probabilmente Carlsen ha deciso di cambiare e non ripetere le mosse spingendo D5. Una mossa che abbiamo detto è un pochino sconsigliata, perché ora a questo punto tra l'altro ci sono ben 4 pezzi su questo pedone, è impossibile che il bianco riesca a reggerlo. Quindi c'è da capire che idea ha Carlsen a seguire, perché qui sta per perdere un pedone. Difatti, E per D, questo pedone è sostenutissimo, l'idea è comunque quella di giocare la spinta E5. Ora, l'abbiamo detto anche prima, il problema è che qui, ok, se il cavallo dovesse indietreggiare sarebbe un conto, in realtà Firuja lo può portare in E4, tra l'altro con possibili problemi che vedono il cavallo F3 abbastanza inchiodato a restare nella casa, onde evitare entrate su F2. Ok, però c'è da capire come Carlsen voglia destreggiarsi in questa situazione. Qua prova a giocare donna D4, con l'idea sia di bloccare questo pedone, di difendere F2, ma anche di mettere qualche un po' di pepe al culo su questo cavallo, che ora comincia a essere pesantemente attaccato. Quello che viene giocato è torre D8. Ora, il cavallo è ancora sufficientemente difeso, non scordatevi di quest'alfiere, la torre potrebbe minacciare di entrare in C1, anche se il bianco cambia, poi c'entra pure la donna e il re potrebbe essere un pochino nei guai, per cui torre A1 difende comunque questa entrata. Il nero continua a spingere a 5. Difatti un altro problema che deve fronteggiare il bianco è che il pedone in più che ha il nero, tra l'altro un pedone passato, oltre a questo qui sulla colonna D, che però anche isolato potrebbe effettivamente, se continua la corsa, diventare pure una donna se arriva in fondo, quindi occhio. Torre a B1. Carlsen se ne sbatte, leva pure la torre davanti al pedone, attacca però l'alfiere, che quindi deve perdere un qualche tempo. Ora qui ci sono vari modi di fronteggiare la situazione, qua viene scelta alfiere C6 per cercare di mantenere materialmente più pedoni possibile, però la manovra è un pochino passiva. Difatti cosa permette al bianco? Permette di giocare la spinta E6, difatti il nero è un pochino fermo sulle sue posizioni, il bianco prova a aprire i giochi, difatti questo sembra un sacrificio puro. Cosa serve questa mossa? Aprirsi la casa E5 per il cavallo, al prezzo di cosa? Di un altro pedone, quindi siamo a due pedoni regalati da Carlsen per però ottenere cavallo E5. Ora, qui ci sono varie minacce. Si potrebbe cambiare il cavallo sull'alfiere, ma da una posizione del genere, senza alfiere campo scuro, sta bene dove sta. Il bianco minaccia di giocare F3 per attaccare il cavallo che è inchiodato sulla donna. Quindi, come reagire? Qui Firuja è costretta a schiodarsi, quindi gioca donna F6. Ora è il cavallo bianco che è inchiodato. Comunque mal di poco. Viene giocata F3. Quindi si scaccia anche il secondo pezzo minaccioso del nero, che è costretto a rientrare in G5. Quindi, con un sacrificio di un pedone, l'attacco del nero è stato intanto rimandato al mittente. Ora il bianco potrà pensare a come sfruttare la forte posizione del cavallo, magari coordinata a un attacco anche sulle case chiare degli altri pezzi. Viene giocata torre B6. Ok, la torre avanza, minaccia raggi X questo pedone che potrebbe essere attaccato anche dall'altra torre, quindi sono prospetti
anche per il bianco di poter recuperare del materiale ceduto. Questo alfiero è sotto il fuoco, si deve spostare, va in E8 mettendosi in una casa in cui cerca di controllare al massimo i movimenti del cavallo, del maestoso cavallo bianco. Carlsen continua con donna E3, quindi si prepara ulteriormente ad attaccare su E6 una volta che viene tolto il cavallo di mezzo e chiaramente schioda perché non c'è più l'attacco alla GX della donna nera su D4. Comunque a questo punto il pedone E6 è ancora abbastanza difeso, c'è questo cavallo, c'è da tenere d'occhio che magari il bianco può spingere e scacciare il cavallo. E non è neanche facile pensare di giocare tipo cavallo F7 per togliere di mezzo con questo equino. Ora, ricordiamoci, il nero è in vantaggio materiale, quindi più pezzi scambia, meglio in teoria sta. Perché qui segue cavallo G4 con attacco sulla donna. E dopo che la donna si sposta, viene perduto il pedone, perché non fa in tempo a difenderlo in nessun modo. Quindi cosa si inventa Firuja? Dice, vabbè, per ora questo pedone sta bene lì, tanto il bianco dovrà spostare comunque il cavallo di mezzo, quindi decido di spingere a 4 e vediamo, questo pedone diventa sempre più pericoloso, qualcosa dovrà fare Carlsen. Ok, viene giocata cavallo G4 comunque, quindi intanto si cerca di dar noia alla donna per alleggerire la difesa su E6, viene giocata donna D8, magari con l'idea di spingere questo pedone, e allo stesso tempo, chiudendo questa diagonale, la torre rimarrebbe in presa con lo stesso attacco sulla donna bianca, quindi 8. Difatti, a questo punto, pedone H4, per cercare di scacciare il cavallo dalla difesa di E6, non funzionerebbe proprio per via di D4. Altre alternative, per esempio cercare di spostare la torre, potrebbe essere un'idea, magari attaccando più direttamente l'avversario, però qua il nero può premere semplicemente per cambiare le torri e alleggerisce la posizione senza troppi problemi, anche se va dietro al pedone A4, il bianco donna B6, cerca il cambio delle donne, il nero semplifica notevolmente e dopodiché, anche se il bianco non lo può prendere questo pedone perché è ancora difeso dall'alfiere, quindi la posizione si complica, è più difficile da difendere ancora per il bianco essendo un svantaggio materiale. Ok, quindi cosa viene giocato dopo donna D8? Ok, quindi c'è un'altra mossa un pochino strana, un altro cambio di rotta di Carlsen che già aveva ceduto due pedoni, dice va bene, buttiamocene degli altri e gioca torre per E6, in questo caso prende un pedone e sacrifica la qualità perché può essere presa dal cavallo. Ora, qui ci sono vari modi per gestire la situazione, uno dei più interessanti è semplicemente continuare a spingere. Firuja però è stato forse un po' troppo ingordo perché effettivamente ha accettato questa qualità con l'idea di poter controgiocare sull'ingresso della donna, che sembra molto pericoloso. Sembra molto pericoloso finché qualcuno non vede che c'è la mossa alfiere F7, che sembra rimandare subito la minaccia al mittente. Cosa mai potrà succedere di male? È attaccata la donna, quindi il bianco dovrà spostare. Dopodiché difendo perfettamente più o meno tutto, ora con questi due pedoni e con il materiale alleggerito, tra l'altro il bianco ancora più in deficit materiale, la vittoria sarà ancora più facile. Niente di più sbagliato, qui la mossa non è la migliore questa, la mossa più giusta è semplicemente spostare il re, e lo capiremo ora perché. Ok, vediamo prima cosa è stato giocato in partita, alfiere F7, il problema qui è che c'è la mossa di Carlsen che con un altro sacrificio stravolge completamente la posizione. Vediamo un po' se lo vedete, ora cominciano ad esserci parecchi sacrifici, quindi la situazione diventa molto pregna e gustosa. E qua Carlsen ha appunto giocato cavallo per H6, qui segue G per H6, e cos'è che riesce a ottenere il bianco? L'ingresso indisturbato dei pezzi sull'ala di re, sostenuto dall'alfiere. E qui già si minaccia per esempio alfiere H7, che con questa strada chiusa lascerebbe veramente il re nero nei guai più neri. Il problema è che anche il nero ha qualche difficoltà a difendere, perché se porta la donna in F8 per cercare il cambio, in realtà ostruisce la via al proprio re, che si becca scacco e poi scacco di scoperta e matta a seguire. Per cui qui l'unica è cercare di
entra in gioco da c7, lasciando eventualmente una via di fuga verso il centro. Notate che c'è pure questa torre che taglia la strada, quindi la cosa appare abbastanza disperata sin da subito. Difatti qua c'è già matto in 6. Carlsen gioca donna k7, quindi qui unica a re f8, poi donna h8 scacco. Queste case sono controllate dalla torre, quindi l'unica è frapporre l'alfiere. Questo indebolisce ancor più le difese del re nero, che può subire attacchi da tutte le direzioni frontali. Difatti dopo donna h6 qua purtroppo Firuja abbandona. Con quale idea? Perché qui si può parare in due modi questo scacco, o si frappone la donna. Dopo donna g7 segue donna d6 scacco, e qui sia che si frapponga la donna che si sposti il re, poi si becca matto comunque con donna e7. L'altra alternativa sarebbe spostare il re in f7, però anche qui ora entra in gioco l'alfiere scacco e il re è costretto ai campi. Re f6, alfiere h5 scacco, tutte queste case sono bloccate, quindi il re deve spingersi ancora più nel mezzo della scacchiera. Dopo re f5 c'è il matto con alfiere g4, quindi matto forzato in tutte le varianti, e ovviamente Firuja è stato costretto a abbandonare. Ma vediamo un attimo al momento clou, quando è stato piazzato questo alfiere a frapporsi. Qui ancora la situazione era abbastanza gestibile se fosse giocato re h8. Il problema è che qua non funziona più questo sacrificio. Ok, cerchiamo di capire perché, perché sembra che ora con addirittura questo alfiere più lontano almeno si difenda peggio. In realtà non è così, perché qui piuttosto che prendere il cavallo che fa rientrare in una variante come le precedenti, prima non si poteva fare ciò perché c'era lo scacco di cavallo appunto, si può giocare alfiere h5 che dà via libera al ritorno in difesa della donna, che tra l'altro sta parando questo matto, che è abbastanza utile come cosa. Qui si può dare questo scacco, sembra che il bianco riguadagni materiale, però c'è apposta l'alfiere che blocca tutto. E dopo di questo il nero insomma ha ancora un certo vantaggio materiale, potrebbe addirittura trasformarlo in vittoria. Ora è ovvio che Carlsen non avrebbe a questo punto potuto giocare cavallo per h6, però la posizione magari il nero riesce a reggerla comunque, quindi insomma tanto di cappello al grande Magnus, anche questa volta la sfangata. Ok, quindi un'altra grande bella partita, tanto per iniziare questo gran torneo del Weekend Zai. Avremo a disposizione altre occasioni, penso, c'ho già un'altra partita che ho adocchiato dal terzo turno che sarà interessante commentare, quindi rimanete sintonizzati perché ne vedremo ancora delle belle, ci sono molti turni di gioco, quindi hai voglia te a commentare partite. Ok, quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto e ciao ciao!